Poracci, bentornati, anzi ben spaventati sul mio canale. Un po' per disorganizzazione, un po' perché pure Nintendo ci ha messo del suo. Purtroppo la Poor Horror Week non è andata nel migliore dei modi. Ma visto che stanotte si festeggerà Halloween, da casa ovviamente, ho pensato di consigliarvi un gioco a tema per passare al meglio questa serata. L'eShop è pieno di offerte interessanti e potrete trovare in sconto alcuni dei grandi nomi che hanno rivitalizzato il panorama dei survival horror negli ultimi anni. Titoli come Outlast, Amnesia e Alien Isolation sono delle scelte quasi obbligate se volete essere terrorizzati, ma a questo punto ho deciso di deviare dai big del settore per consigliarvi qualcosa di nuovo, indie e perfetto per Halloween. Sto parlando di Pumpkin Jack, platform dal sapore action che raccoglie un po' l'eredità cartonesca di Medieval, ma che a differenza del remake uscito lo scorso anno è un gioco che nella sua semplicità risulta moderno e estremamente godibile. Prima di iniziare, come al solito... Spooky! Partiamo! Ovviamente Pumpkin Jack non è una produzione AAA, ma un titolo indie, sviluppato interamente da una sola persona, il giovanissimo Nicolas Meissonier, qui alla sua opera prima. Il che, visto il risultato finale, ha abbastanza dell'incredibile. Il protagonista del gioco è Jack, uno spirito maligno incarnato nel corpo di una zucca, che si ritrova al centro del conflitto tra l'umanità e il diavolo, il suo padrone. Il demonio ha infatti maledetto l'umanità intera perché è annoiato, e in tutta risposta, gli uomini hanno evocato uno stregone per contrastare le forze del male. Il compito di Jack sarà quindi quello di eliminare la resistenza del bene, sconfiggendo il mago e i suoi scagnozzi. La storia è raccontata attraverso uno storytelling ibrido, dove vengono animate delle pagine di un libro illustrato e inoltre, nel corso dei livelli, troveremo qualche bizzarro personaggio comprimario con cui dialogare. Si tratta di piccole interazioni che non approfondiscono di per sé la leggera trama, che rimane comunque uno sfondo piacevole ad un'avventura incentrata sul gameplay, ma il loro umorismo è tutto sommato riuscito e gli scambi di battute tra Jack e i vari personaggi sapranno strapparvi qualche risata. Pumpkin Jack si sviluppa in 6 vasti livelli, ognuno ben diversificato dall'altro, e si rifà chiaramente a un'era passata del platform in 3 dimensioni. Se esteticamente l'ispirazione è rivolta a un classico come Medieval, l'impostazione di gioco riprende a piene mani dall'era PlayStation 2. Aspettatevi quindi un level design piuttosto ampio ma sostanzialmente lineare, e per quanto gli stage siano disseminati di oggetti collezionabili, le piccole deviazioni dal percorso prestabilito non hanno nulla a che fare con i livelli open world a cui siamo abituati oggi. Effettivamente Pumpkin Jack è un po' un'anomalia all'interno del mercato moderno, perché riprende molto dal passato ma allo stesso tempo non è interessato a ricreare quello stesso tipo di esperienze, sostanzialmente frustranti e punitive. Quindi anche se sono numerose le sezioni dei livelli che vi richiederanno ben più di un tentativo per riuscire a procedere oltre, il gioco è anche disseminato di checkpoint a garantire che le continue morti non pesino eccessivamente sulle spalle del giocatore. Il gameplay si mantiene vario dall'inizio alla fine e alterna sapientemente sezioni di platforming puro a sequenze action di combattimento, con numerosi intermezzi che sfociano nei territori dei puzzle game. Ora, vi ricordo ancora una volta che il gioco è stato sviluppato interamente da una sola persona ed è impossibile pretendere un titolo dalle meccaniche profonde o super rifinite, o magari che Pumpkin Jack reinventi il genere. Quello che conta però è che, nonostante alcuni prevedibili difetti, le avventure di Jack scorrono via con piacere, mantenendo un livello qualitativo alto in tutte le sue differenti declinazioni. Molto apprezzabile ad esempio è la reattività dei controlli durante le fasi platform, soprattutto la fisica dei movimenti in aria, che rimanda ai giganteschi doppi salti nel vuoto tipici dei giochi dell'era PS1 e PS2. Ci sono sì alcune imprecisioni nelle collisioni, difetto che ritorna anche nei combattimenti frenetici e caotici al punto giusto. Jack ha a disposizione un attacco a lungo raggio, un attacco normale e la classica schivata, e sebbene molto spesso gli scontri si risolvano in delle baraonde dove non è semplicissimo capire cosa stia accadendo, molto apprezzabile è l'inclusione di un armamentario vario, costituito da diversi tipi di arma che andremo a rubare direttamente ai boss di fine livello. Le boss fight sono forse il punto più alto di Pumpkin Jack, degli scontri mai banali e pieni di pattern da imparare, che richiederanno al giocatore una certa dose di abilità.
forse la parte meno intrigante dell'esperienza sono gli innesti ludici dove il gioco cambia completamente i suoi connotati. Sono numerose le sezioni da shooter su rotaia o magari puzzle game da affrontare prendendo il controllo della testa di Jack. A volte si tratta di sezioni che fanno affidamento sulla fisica delle collisioni, un aspetto troppo grezzo per essere implementato a dovere, ma quel che è peggio è che ognuna di queste idee è presentata più e più volte all'interno di un livello, e la sensazione è che a volte gli stage siano eccessivamente lunghi a causa della ripetizione di sezioni sostanzialmente identiche tra di loro. Graficamente poi non aspettatevi nulla di miracoloso, ma anche se il motore grafico tradisce la natura marcatamente indie di Pumpkin Jack, una direzione artistica parecchio ispirata restituisce nel complesso degli scorci molto gradevoli. Oltre alla palette cromatica halloweeniana, è da apprezzare particolarmente l'uso delle texture e la modellazione poligonale, che si rifanno esplicitamente alla grafica dei primi anni 2000. A me ad esempio sono tornati in mente esperimenti come Maximo e anche Psychonauts, ma sono sicuro che i giocatori più attempati troveranno tanti altri riferimenti nel loro catalogo di avventure passate. Insomma, se vi piacciono i platform 3D, Pumpkin Jack è un titolo che non dovreste lasciarvi sfuggire. Adatto sia ai nostalgici che ai giocatori moderni, l'opera prima di Meissonier è un gioco che nella sua semplicità è in grado di regalare ore di divertimento e al tempo stesso un bel biglietto da visita di un talentuoso sviluppatore. Chissà quali traguardi potrebbe raggiungere con un budget diverso a disposizione o magari coordinando un team di creativi. Il futuro è radioso, ma per ora vi consiglio di godervi la tenebrosa avventura di Pumpkin Jack per celebrare Halloween nel migliore dei modi. Oh, eppure questa è fatta.